i chip, i semiconduttori, ciò che manda avanti la nostra vita, da dove arrivano, come vengono prodotti, chi li fa, ho provato a fare un'inchiesta giornalistica sul mondo dei semiconduttori, avendo come protagonista principale un'azienda eccezionale come quella dove oggi siamo ospiti. Silicon Europe, un libro che ci porta in un viaggio alternativo a quella della più famosa, più celebrata Silicon Valley. Che cosa trova il lettore? Ma il lettore trova una storia per larga parte inedita, poco conosciuta, di una parte di Europa, tra l'Italia e la Francia, che da decenni è protagonista nel mondo dei semiconduttori, dei microchip, di tutti quei dispositivi che non vediamo mai, a cui non pensiamo, ma che mandano avanti la nostra vita nei telefoni, negli elettrodomestici, nelle nostre auto, sulle navicelle spaziali. Vengono realizzati qua da anni, vengono distribuiti in tutto il mondo. Ho provato a raccontare la storia di come questa industria è nata e si è radicata qua, la storia delle persone che la fanno e del loro futuro. Yes, I am proud to be a European citizen, but ST is a global company. ST has a unique capability to manage now 52,000 people. In each site of ST, basically you have a minimum of 20 or 25 different nationalities. In Singapore, you have 45 different nationalities. In Malta, you have 40 different nationalities. So we are a global citizen. So we are European, but we have demonstrated that we can compete globally, and we are working with everybody. So this is what does it mean for me to be a Europe Silicon. Sì, è un messaggio che secondo me va dato fondamentalmente a chi oggi ha 20 anni, a chi studia e a chi pensa che gli spazi e le possibilità siano fuori dal perimetro dell'Europa. E invece noi diciamo che in Francia, in Italia e in Europa si può fare tecnologia d'avanguardia e c'è una Silicon Valley non soltanto dall'altra parte dell'Atlantico. Per quello che riguarda il libro in sé, una forma molto particolare, non è una cronistoria, no, della storia di ST, è più che altro un racconto per personaggi chiave, momenti di svolta. Se si vuole contagiare le persone, se si vogliono scaldare i cuori e dare l'esempio, bisogna raccontare storie di persone, bisogna raccontare storie di idee, bisogna raccontare storie di squadre che hanno fatto la differenza, non una cronologia e non una serie di eventi freddi.